Bene a tutti ragazzi, qui ci sta parlando. Oggi sono qua con un nuovo video su Destiny nel quale vi mostrerò tutte le nuove armature droppabili durante le prove di Osiride 2.0. Prima di cominciare vi ricordo che qualche ora fa è uscito un altro video dedicato al loot table delle prove di Osiride. Nello specifico siamo andati ad analizzare tutte le armi disponibili, quindi nel caso non l'abbiate visto vi ricordo che lo trovate qua sopra nelle schede. Detto ciò ragazzi, passiamo direttamente alle armature, delle quali non abbiamo delle schede dettagliate come avevamo per le armi, ma bensì semplicemente delle immagini. Immagini, ossia le icone che si possono vedere nel menu start quando si analizza il proprio personaggio, le quali ci fanno semplicemente notare una cosa, ossia che l'estetica è rimasta quasi essenzialmente invariata sia per quanto riguarda il cacciatore, per il titano e per lo stregone. Quindi brevemente, quelle delle Sealer sono rimaste uguali se non fosse per qualche modifica di colore, come anche le armature degli osservatori. Devo dire che da un certo punto di vista potrebbe essere vista come una mossa cattiva da parte di Bungie, nel senso che non gli andava di fare una nuova armatura, hanno semplicemente cambiato il colore. Però devo dire che io personalmente apprezzo questa cosa, dato che le armature delle proprie Osiride erano davvero spettacolari. Quindi dato che attualmente sono inutilizzabili quelle dell'anno 1 perché ormai sono troppo scarse, riaverne una versione aggiornata nell'anno 2 devo dire che mi rende davvero molto felice. Comunque sono davvero curioso di sapere la vostra nei commenti, quindi scatenatevi. Ad ogni modo ragazzi, questo video è finito qua, molto più corto rispetto a quello delle armi, che vi ricordo lo trovate sempre qua sopra nelle schede. Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno altri video del genere, soprattutto dedicati alla hard mode del raid La Caduta del Re. Noi ci sentiamo prossimamente. Bella guardiani.